che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Ave Maria, che grazie al Signore, che tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Bene, benvenuti a questo primo momento catechetico, perché qui siamo, come capite, nel contesto di un pellegrinaggio in un luogo molto importante. Sapete che Fatima sono apparizioni riconosciute dalla Chiesa Cattolica e che hanno segnato un importantissimo, diciamo così, tassello nella storia delle apparizioni mariane riconosciute. E è evidente che per trarre il massimo dei frutti anche dalla nostra presenza qui occorre conoscere, ecco. E io parto, abbiamo visto il documentario, dalla frase che disse San Giovanni Paolo II, cioè la Chiesa ha riconosciuto le apparizioni di Fatima perché il messaggio di Fatima è la quintessenza del Vangelo. Voi sapete, dico brevissimamente, insomma, per chi magari non è pratico del mondo delle rivelazioni private, una rivelazione privata come quella di Fatima, anche quando è riconosciuta dalla Chiesa, non è che ci dice qualcosa di nuovo o di diverso da ciò che già conosciamo, però ci porta l'attenzione su qualche aspetto particolare della rivelazione, oppure qualcuno, diciamo, ne approfondisce. È come se tu ci avessi un qualcosa già presente, supponiamo che tu ci avessi, come dire, avete visto i messaggi che si fanno adesso con la Apple, quelli là con l'inchiostro magico? Tu mandi un messaggio e il messaggio c'è sopra tutti quanti i coriandolini, tu ci clicchi sopra col dito, il messaggio ci sta già, apre la finestra e ti fa leggere il testo. Ecco, è così, una rivelazione privata può essere questo, cioè semplicemente ti dà una maggiore focalizzazione di qualche aspetto particolare della rivelazione. Fatima, nella sua brevità, ecco, perché la Madonna ha avuto, almeno fino a un certo punto, nella storia delle apparizioni, senza voler mettere le mani avanti, uno stile molto sobrio. Parla poco e parla bene. Ecco, almeno fino a un certo punto della storia delle apparizioni della Chiesa. Per cui bisogna comprendere bene quello che è successo. Ora, io penso che la prima cosa, in parte l'abbiamo già fatto nel documentario, dobbiamo avere chiaro cosa è successo da un punto di vista cronologico, perché le apparizioni di Fatima si distinguono in tre periodi, d'accordo? Prima del 1917, il 1917 e poi dopo il 1917, perché c'è un'appendice molto importante vissuta soltanto da Suor Lucia. Le apparizioni dell'Angelo del Portogallo del 1916 è la prima cosa di cui dovremo parlare da subito, che tra l'altro quasi nessuno sa, che furono precedute da delle manifestazioni già nel 1915, con la differenza che nel 1915 questa figura di questo giovanotto, adesso lo ascolteremo, appariva a questi pastorelli ma non diceva niente, mentre nel 1916 apparve tre volte, la prima volta per parlare, la seconda volta in silenzio, proprio nel luogo dove andremo oggi pomeriggio, ad Algiustrella, nella casa dei pastorelli, nel giardino dove stavano giocando vicino al pozzo, e la terza volta per parlare. Già in queste rivelazioni dell'Angelo del Portogallo c'era molto del messaggio fondamentale di Fatima. Poi le sei apparizioni della Madonna, tutte del 13 maggio tranne il mese di agosto, perché nel mese di agosto ci fu un problema con le autorità locali di Fatima, che pensando che i pastorelli ingannassero il popolo, si riportarono in galera, quindi li trattennero nel municipio e quindi non potettero andare all'appuntamento stabilito dalla Madonna, che solo che per quel mese non fu il 13 di agosto, mi pare, se non ricordo male, che fu il 19 di agosto. E mentre tutte le altre apparizioni si situano nel 13. E questa è la seconda tranche. Poi c'è la terza, sono le apparizioni postume a Suor Lucia in persona, dove la Madonna rivela esplicitamente e più approfonditamente la devozione al Cuore Immacolato di Maria,
quindi chiede a tutti la consacrazione al cuore immacolato di Maria e insegna la pratica dei 5 sabati del mese, che diciamo va a completare quella dei primi 9 sabati del mese. Questo avvenne nel 1925, dicembre del 1925, quando già Suor Lucia era suora ancora Dorotea, non ancora Carmelitana Scalza, perché Suor Lucia prima entrò tra le Dorotee, dopo un certo tempo sentì una chiamata a maggiore contemplazione e penitenza e quindi andò nelle Carmelitane Scalze di Coimbra fino alla morte. Andremo domani a Coimbra, credo che sia prevista una visita al monastero, dove rimase fino alla morte. Questo è il contesto. Abbiamo visto già chi sono i ragazzi. Uno del 1908 e 1910, in ordine di età, quindi abbiamo Suor Lucia, Francesco e Giacinta, piccoli, pastorelli molto molto piccoli e pastorelli molto semplici. Oggi pomeriggio dal Giustrel, io ho questo libretto qui che è un gioiellino, leggeremo insieme, sia in sede, forse anche durante la messa, alcuni tratti della vita di questi pastorelli, perché capiamo quanto questi bambini hanno preso sul serio il messaggio e i primi messaggi già della Madonna. E sapete che adesso Giacinta e Francesco sono i santi più giovani della storia della Chiesa, dopo che sono stati canonizzati adesso qui, proprio quest'anno, il 13 maggio, da Papa Francesco. Hanno avuto un'esistenza assolutamente eroica e di immolazione. Veramente due gigli colti dalla Madonna, immolati completamente per il bene della Chiesa, insomma, con una vita davvero enormemente sacrificata, ad una morte, insomma, veramente enormemente sacrificata, per tutti e due, insomma. Giacinta forse ancora peggio di Francesco, perché Francesco almeno è morto al letto di casa sua, Giacinta è morta sola, dentro un ospedale, insomma, quindi una bambina. Quando è morta non c'era neanche, non so, non mi ricordo se aveva appena compiuto, doveva ancora compiere 10 anni, insomma, quindi ecco, una vicenda abbastanza di questo genere. Prima di andare, facciamo così, perché possiate capire meglio. Il messaggio di Fatima, sia la preparazione dell'angelo del Portogallo, sia le apparizioni, sia le rivelazioni sul cuore immacolato di Maria che vennero dopo, ruotano attorno a delle coordinate fondamentali che sono quelle del Vangelo. Numero uno, un forte richiamo al senso, alla serietà, alla gravità e alle conseguenze del peccato. Questo è chiarissimo, questo qui. In particolare certi tipi di peccati, e vedremo in particolare le profanazioni dell'Eucaristia, e la Madonna, come vedremo, parlerà esplicitamente dei peccati della carne. Ok? Le conseguenze dei peccati, che conseguenze ci hanno i peccati? Numero uno, sono la causa di tutto il male che c'è nel mondo e, quando si accumulano fino al punto da diventare intollerabile, scatenano tutto il male che ci vediamo intorno. La Madonna parlerà esplicitamente della prima guerra mondiale, che era in corso nel 1917, e della seconda guerra mondiale, che è parte del contenuto del cosiddetto secondo segreto di Fatima. Terzo, ci sono le conseguenze estreme, ultime del peccato, che è la dannazione eterna. Capite? Adesso dopo le leggeremo, io ho tutto quanto il resoconto, questo sarà il primo momento, non possiamo stare 5 ore qui, speriamo di averne altri, insomma, perché per avere una visione sinteticamente esaustiva di Fatima dovremmo avere almeno 3 momenti come quello di oggi, perché altrimenti diventa stancante, però non si può neanche sorvolare con troppa rapidità su argomenti così delicati. Quindi la terza cosa, la conseguenza del peccato, è l'esistenza dell'inferno e, attenzione, non soltanto la possibilità dell'eterna dannazione, ma la realtà dell'eterna dannazione per un grande numero di anime, capite? Attenzione che quando la Madonna parla di queste cose, siamo nel 1917, non siamo nel 2017. Cioè nel 1917 il contesto religioso dell'Europa non è mica come quello di oggi, Cioè tutte quante le cose che vediamo adesso in giro, cioè, di cui ho detto l'omelia di domenica, non gli passavano neanche per l'anticamera del cervello, capite? Cioè, in Italia la religione
dell'Italia, del Regno d'Italia, era regione cattolica, capite? Non c'era nulla, la gente andava a messa in Italia in proporzione dell'80-90%, capite? E maschi da una parte, femmine dall'altra, insomma. Quindi stavamo in questo contesto, capite? Cioè, alcune cose che la Madonna disse a Fatima, come le mode in Veregonde, non c'erano ancora, vennero un pochino di anni dopo. Come si chiama quella che si è inventata la minigonna, che è Cary Grant, Mary Grant, quella è stata alla fine degli anni 40, se non ricordo male, prima, 30, addirittura 50, 60, insomma, no? Quindi quando la Madonna diceva certe cose, sembravano anche un pochino, capite, dice, ma boh, ecco, quindi c'è questo contesto. Ma l'altra cosa molto importante è come, cosa fare dinanzi all'incalzare di questa realtà. Soprattutto qui c'è un punto, che è quella della riparazione dei peccati, che è fondamentalissimo, che già fu il primo tema che introdusse l'angelo del Portogallo. Poi approfondiremo, eh? Poi la preghiera e il sacrificio per fare in modo che molte persone che vivono lontano da Dio nel peccato la smettano. Ma la smettono per il bene loro, perché non vadano all'inferno, e la smettono per il bene di tutti. Cioè, se uno segue le vicende dei pastorelli, oggi pomeriggio vedremo qualcosa, soprattutto la piccola Giacinta, appena vede una persona che faceva un peccato, dice, che hai fatto? Hai fatto un peccato? Cioè, una bambina, no? Pensate se lo facessi io, insomma. Perché? Dice, perché quella capiva che se una persona fa una cosa del genere, non fa soltanto un male alla sua anima, fa male a tutti, fa male. Tutte quante cose che poi il Magistero della Chiesa avrebbe approfondito. San Giovanni Paolo II nella esortazione apostolica post-sinodale Reconciliazione e Penitenzia, pensate, avrebbe scritto che se tu fai un peccato di pensiero, ecco, tu dici, oh, qua non la pianta Don Leonardo che ci ha sgonfiato, ti fa tutta questa predica, d'accordo, piccolo peccato di... Cioè, un peccato di pensiero, dice San Giovanni Paolo II, fa male a tutta la Chiesa e a tutto il mondo, non rimane dentro la tua coscienza. Capite? Quindi un punto fondamentale della rivelazione cattolica, che a noi non ci entra in testa, capite? E sentiremo la Madonna in che termine ne parla, è esattamente il fatto che il cosiddetto peccato, che è un concetto rigorosamente religioso, è la causa di tutti i mali che ci esistono nel mondo. Noi non ci crediamo a questo qui. Perché se ci credessimo veramente ci guarderemmo bene dal commetterne anche uno solo. Chi ci credeva veramente, lo sappiamo dai santi che sono vissuti nel corso della storia della Chiesa, alcuni hanno preferito farsi ammazzare piuttosto che commettere un solo peccato. Bene, queste sono le grandi coordinate. Adesso cominciamo a vedere un po', a leggere la storia. A partire dal 1915, che cosa è successo a questi pastorelli, quindi un po' il prequel, i prodromi, ecco, delle apparizioni di Fatima. Allora. Allora, siamo nel 1915. Qui c'è un racconto, io chiaramente vado per le cose essenziali. Più o meno verso mezzogiorno, consumata la nostra merenda, scrive sempre Suor Lucia, questo libro molto bello, questo ve lo consiglio, questo si trova soltanto qui da queste parti, il numero 1 e il numero 2, questi sono libri da leggere, ve lo consiglio in assoluto. Io l'ho preso qui, in Italia non si trova questo, che io sappia, adesso non so, allora non si trovava. Più o meno verso mezzogiorno, consumata la nostra merenda, invito le mie compagne a recitare la corona con me, ed esse accettarono con piacere. Avevamo appena cominciato, quando davanti ai nostri occhi vediamo, come sospesa nell'aria, sopra gli alberi, una figura simile a una statua di neve, che i raggi del sole rendevano un po' trasparente. Cos'è quello? Domandarono le mie compagne, mezzo spaventate. Non lo so. Continuammo la nostra preghiera, sempre con gli occhi fissi su quella figura, la quale appena finimmo sparì.
Secondo il mio solito, presi la decisione di stare zitta, ma le mie compagne, appena arrivate a casa, raccontarono il fatto alle loro famiglie. La notizia si sparse e un giorno, quando arrivai a casa, mia madre mi chiede: «Senti un po', dicono che hai visto non so che cosa. Cosa hai visto?» «Non lo so». E siccome non riuscivo a spiegarmi, aggiunsi: «Sembrava una persona avvolta in un lenzuolo. Un fantasma». E volendo dire che non avevo potuto distinguere le fattezze, dissi: non si riusciva a vedere né gli occhi né le mani. Mia madre concluse con un gesto di disprezzo, dicendo: «Sciocchezze di bambini». Quindi questo è il prequel. Quindi una prima comparsa dell'angelo, che poi avrebbe detto chi è, in questo modo, improvviso, senza dire nulla. E adesso vediamo la prima apparizione ufficiale. Ecco qua. Siamo nel 1916 e un bel giorno vanno con le pecorelle, come al solito, in una proprietà dei loro genitori che si chiama Ciusavegna, eccetera, eccetera. E dopodiché, a un certo punto, passano la giornata con le pecorelle al pascolo, pioveva, poi torna il sole, mangiano la loro merenda e recitano la loro corona, recitavano il rosario, no? E attenzione, però recitavamo il rosario in questo modo, dice Suor Lucia: facevamo passare i grani e dicevamo soltanto le parole Ave Maria e Padre Nostro. Quindi questo è per chi desidera gli sconti, no? Quindi siccome il rosario era troppo lungo, loro facevano Padre Nostro, Ave Maria, 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 fino alla prima decina. Poi Padre Nostro, che tanto ci vuole? Con un minuto e mezzo facciamo lo sconto, tanto Dio capisce, no? Si dice Ave Maria, il resto è sottinteso. Ecco, i miei bambini. Ecco. Ok. Perché? Perché dovevano sbrigarsi a finire di pregare, questo vale anche per noi, e poi dovevano giocare a sassetti. Finita la preghiera, cominciamo a giocare a sassetti. So bene che cos'è questo gioco a sassetti. Giocavamo da qualche minuto, quando un forte vento scosse gli alberi e ci fece alzare gli occhi per vedere cosa succedeva, dato che la giornata era serena. Vedemmo allora al di sopra dell'oliveto incamminarsi verso di noi la tal figura di cui ho già parlato, che era dell'anno prima. Giacinta e Francesca non l'avevano mai vista, né io avevo mai parlato loro. Mano a mano che si avvicinava ne scoprivamo le fattezze. Un giovane di 14-15 anni, più bianco della neve, che il sole rendeva trasparente come se fosse di cristallo e di una grande bellezza. Arrivando presso di noi, disse: «Non abbiate paura, sono l'angelo della pace, pregate con me». E inginocchiandosi per terra, faccio il mimo, si inginocchia per terra, piegò la testa fino a toccare il suolo, cioè così, ok? Non è che imita i musulmani, perché sono i musulmani che hanno imitato noi, soltanto che noi queste cose non le facciamo più, a differenza di loro. Piegò la testa fino a toccare il suolo e ci fece ripetere tre volte queste parole: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano». Poi, alzandosi, disse: «Pregate così, i cuori di Gesù e di Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche». Fine della prima apparizione dell'angelo. Chiaramente i pastorelli commentano: «Le sue parole restarono talmente impresse nella nostra mente che mai più le dimenticammo». Tenete presente, se uno ha studiato, un prete deve studiarle queste cose, perché se viene qualcuno a dirti che ha visto la Madonna, può succedere, devi sapere cosa dirgli. Il fatto che una visione o un messaggio soprannaturale resti impresso nella mente è uno dei segni maggiori di soprannaturalità dell'evento. Per quando Dio parla e ti parla veramente, ti si imprime talmente profondamente quello che ti dice che tu non riesci a dimenticarlo e puoi rievocarlo in qualunque momento. E da quel giorno passavamo lungo tempo così prostrati
ripetendole certe volte fino a cadere di stanchezza. Questi bambini da quell'ora cominciano a stare prostrati con la faccia a terra, ripetendo in continuazione questa preghiera. Raccomandai subito di mantenere il segreto e questa volta, grazie a Dio, fecero quel che volevo. Passato un lungo tempo, un giorno d'estate in cui eravamo andati a passare la siesta in casa, giocavamo su di un pozzo che i suoi genitori avevano nell'orto, che chiamavamo l'Arneiro, dove andremo oggi pomeriggio. Improvvisamente vedemmo vicino la stessa figura, o angelo, come mi pare che fosse. Ci disse: cosa fate? Stavano giocando, giorno d'estate, i bambini. Che devono fare i bambini d'estate? Giocano. Cosa fate? Pregate, pregate molto. I cuori santissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi dei disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Come dobbiamo sacrificarci? Domandai. Risposta: in tutti i modi possibili. Di tutto quello che potete, offrite un sacrificio a Dio, attenti a queste parole, in atto di riparazione per i peccati da cui Egli è offeso. Attenzione al termine, riparazione. E come supplica per la conversione dei peccatori. Queste parole sarebbero state testualmente ripetute dalla Madonna nella prima apparizione del 13 maggio del 1917. Attirate così sulla vostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà. Passò ancora parecchio tempo e andammo a pascolare le nostre greggi in un podere dei miei genitori, situato sul pendio della montagna, già ricordato, un po' più in su dei Valignos. Questo ci andremo quando andremo a fare la via sacra dei pastorelli, il cammino dei pastorelli, dove c'è anche la via Crucis. Vedremo proprio il luogo della terza apparizione dell'angelo del Portogallo, dove c'è anche una statua commemorativa. È un oliveto che chiamammo preghiera. Dopo la merenda decidemmo di andare a pregare nella grotta dall'altra parte della montagna. Perciò facemmo un giro lungo la costa e dovemmo arrampicarci sulle rocce che si trovavano sopra la preghiera. Le pecore riuscirono a passare con molta difficoltà, lo vedremo questo luogo qui. Appena arrivammo là in ginocchio con la faccia a terra, cominciamo a ripetere la preghiera dell'angelo, sempre con la faccia a terra, Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, eccetera. Non so quante volte avevamo ripetuto questa preghiera, quando vedemmo brillare su di noi una luce sconosciuta. Ci alzammo per vedere cosa succede e vedemmo l'angelo, ancora, con un calice nella mano sinistra, un calice come quello dei sacerdoti, sul quale stava sospesa un'ostia, sospesa senza che lui la toccasse, quindi un calice in mano, sopra c'è un'ostia, da cui cadevano alcune gocce di sangue dentro il calice. L'angelo lasciò sospeso in aria il calice, si inginocchiò presso di noi e ci fece ripetere tre volte: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, state attenti, in riparazione, sentite un'altra volta questo termine, riparazione degli oltraggi, sacrileggi e indifferenze con cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Attenzione, dopo si alzò, prese nelle sue mani il calice e l'ostia, diede a me la sacra ostia e divise il sangue del calice tra Giacinta e Francesco. Attenzione che Francesco e Giacinta ancora non avevano fatto la prima comunione. Dicendo nello stesso tempo: prendete e bevete il corpo e sangue di Gesù Cristo, attenti bene, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Orribilmente oltraggiato. Riparate i loro crimini e consolate il vostro Dio. I loro crimini, Dopo adesso
commentiamo queste cose, prima sto arrivando alla fine, poi torniamo indietro e ci rifermiamo. E prostrandosi di nuovo in terra, ripeté con noi altre tre volte la stessa orazione, Santissima Trinità, e sparì. Noi rimanemmo nella stessa posizione, ripetendo sempre le stesse parole. E quando ci alzammo, ci accorgemmo che era notte e quindi ora di tornare a casa. Questo è il prequel, è il trailer, diciamo così, per usare un termine moderno. Ma voi sapete che un trailer fatto bene ti fa già capire tutto il contenuto del film. Allora, capite la serietà di questo, di questi... Allora, il tema costante è la riparazione, nella prima, cioè che è lo scopo della prima e della seconda preghiera, insegnata nella prima e nella terza apparizione, e poi anche nella seconda. Riparazione e supplica per la conversione dei peccatori. Come si realizza questa riparazione? Con la preghiera e con i sacrifici. Già la preghiera in stato, cioè non so, provate a pregare, cioè già stare in ginocchio per mezz'ora di seguito, quindi fare un rosario in ginocchio, è un gesto penitenziale, quindi, ma se provate a stare a pregare per mezz'ora prostrati con la faccia a terra, cioè, insomma, non è una cosa umanamente parlando gradevole, è un sacrificio, è una mortificazione. E il pastore è stato fatto fare questo. Perché? Allora, e cosa significa riparazione? È facilissimo. Prima apparizione. Allora, mio Dio, quindi si riconosce Dio come Dio, mio Dio, capite? Non basta che Dio esista. Dire mio Dio è già un atto di grandissima fede, vuol dire che quel Dio che io credo che esista è il mio Dio. Quindi io accetto che Lui sia il Dio della mia vita. E quindi di obbedirgli, e quindi di servirlo, e quindi di adorarlo in tutto. Quindi, mio Dio. Io, c'è il termine io proprio, io, credo, adoro, spero e vi amo. Vedete che in queste ci abbiamo, quali sono le tre virtù teologali? La fede, per mezzo della quale si crede, la speranza, per mezzo della quale si spera, e la carità, per mezzo della quale si ama, anzitutto Dio. Noi oggi siamo sempre molto attenti nell'amore del prossimo, per carità, è il secondo comandamento, è la seconda ala della colomba che è la carità, ma la prima è l'amore di Dio. E poi c'è l'adorazione. Vedete il gesto di riparazione? Io non soltanto credo, adoro, spero e vi amo personalmente, dimensione fondamentale, perché la vita, io questo lo sto già, ecco, ci sono contento, ci sono alcuni fratellini anche di Sermoneta, poi ci sono altri di Borgo San Michele, poi ci sono altri della parrocchia virtuale internazionale, insomma, quindi ci sono un po' le rappresentanze di tutti i doni che il Signore mi ha donato e mi conoscono, no? Io sempre raccomando che la fede, il nostro rapporto con Dio è un fatto personale, anzitutto, è una scelta personale, convinta, capite? Che deve essere maturata e che poi una volta che l'hai fatta, la fai tu come cosa tua, né per fare contento il parroco, né per fare contento nessuno, d'accordo? Né per altro, ma perché l'hai interiorizzato e l'hai scelto. Ecco, il secondo step, che è l'esercizio di una grande carità, è: ti chiedo perdono per quelli che a differenza di me si rifiutano di credere, di sperare, di amare e di adorare. Qual è il valore di questo gesto? Ecco cos'è la riparazione. Che tutto il male prodotto da chi non crede, da chi non adora nostro Signore, lo vedrete pure qui, no? Adorare internamente e adorare esternamente. Voi sapete che ci sono delle chiese oggi, moderne, costruite, dove non ci stanno nemmeno le panche per inginocchiarsi. Il gesto dello stare in ginocchio, su cui ha riportato per primo una grande attenzione Papa Benedetto XVI, oggi, io in tutte le parrocchie dove sono stato, dovunque, ce ne sono state tre, ho trovato una situazione di fedeli, nella maggior parte, salvo ovviamente le dovute eccezioni, poco sensibili, cioè che non colgono il significato di questo punto. Ma Dio va adorato. Dio va adorato, cioè il gesto della prostrazione, il piegare le ginocchia davanti a Dio, significa dire, anche con il corpo che è la nostra dimensione fondamentale di espressione, tu sei più grande di me, io te lo dico non soltanto con la lingua, ma te lo dimostro,
E non solo, non ho paura di farmi vedere inginocchiato dalle altre persone. Questo è specialmente per i maschietti, che sembra che inginocchiarsi per un maschietto sia, come dire, una devastazione. San Giovanni Paolo II, lo racconto sempre, per comprendere anche il significato di questo gesto, lui lo raccontava, disse: io, la più grossa esperienza di fede che ebbi, probabilmente molti di voi l'hanno già sentita questa storia, lo scrive nel suo libro Dono e Mistero, è che quando ero piccolino, sapete che San Giovanni Paolo II perse presto la mamma, una sera stava andando a letto e il padre aveva lasciato la porta mezza aperta e il padre stava inginocchiato davanti al crocifisso a fare le preghiere della sera. Ci sono passato lì davanti, ho visto mio padre inginocchiato davanti al crocifisso. Capite il messaggio che è per un figlio? Ma vedere il padre, non perché la madre non sia importante. Adesso facciamo una piccola pausa per l'Angelus. Sì. Non perché la madre non sia importante, ma perché vedere il padre che fa questo gesto è significativo, perché il padre è il punto di riferimento, il padre è il maschio, il padre è l'autorità, è uno che è grande. Quindi se uno che è grande ed è il mio punto di riferimento si inginocchia davanti a Gesù Cristo, che significa? Significa che Gesù Cristo è più grande di lui. Vaglierà a dire a quel ragazzino che Gesù Cristo non esiste, se oltre che la mamma, come doveroso, gli ha insegnato le preghiere sulle sue ginocchia, il padre gli ha dimostrato che esiste facendo questi gesti, capite? Io lo dico anche da prete, i ragazzi, diciamo così, che riescono a salvarsi un po' oggi, a continuare a frequentare, sono generalmente figli di coppie che frequentano insieme, d'accordo? Ma frequentano insieme in maniera molto molto convinta, e la presenza dell'uomo a volte è più significativa di quella della donna. Salutiamo la Madonna e poi continuiamo. Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, o Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che l'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, per l'intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Allora, riprendiamo il tema della riparazione e concludiamo. Perché riparare anche per gli altri? Perché il male che viene prodotto dalla mancanza di fede, di speranza, di carità e di adorazione delle altre persone deve essere distrutto. Questo è un concetto che ci deve entrare bene in testa. Cioè, se io faccio una cosa che non funziona, cioè se io vado in chiesa, facciamo subito un esempio molto concreto, entro, non faccio la genuflessione davanti al Santissimo Sacramento, capito? Ci passo come se niente fosse. Quello è un peccato mortale, così diciamo subito le cose chiare, perché è un'irriverenza nei confronti di Gesù Eucaristia. La stessa cosa, ci sta la consacrazione durante la messa e tu non ti inginocchi, è un peccato grave, perché quando c'è la consacrazione c'è Dio che scende e c'è l'immolazione di Gesù Cristo sulla croce, capito? Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sotto terra. Quella cosa, stare attenti, molte persone fanno questo senza rendersene minimamente conto, d'accordo? Quindi
noi dobbiamo sempre considerare il contesto, o anche i contesti di ignoranza proprio religiosa, capite? A volte anche dipendente da qualche omissione, ecco, da parte di chi dovrebbe istruirlo, il popolo di Dio. Però, anche se tu non ne sei consapevole, quella cosa che tu hai fatto a te e a tutti fa male. È come se tu avessi generato, costruito un muro, proprio una cosa fisica, immaginate una cosa fisica, non lo so, una palla avvelenata. Quella palla avvelenata ci vuole qualcuno che pia un bastone, la distrugge, la devi distruggere subito. Perché se non la distruggi è infetta, fa male. E come si distrugge? Con un atto contrario, questa è la riparazione. Allora, quello non si è inginocchiato, io mi prostro con la faccia a terra e faccio un atto di adorazione in sostituzione sua. Tutte le volte che entro in una parrocchia, è successo pure a Borgo San Michele, ma tu perché stai tanto tempo a pregare? Io gli posso rispondere, capite? Perché la prima cosa che deve fare un prete è pregare per i suoi parrocchiani, è pregare e fare anche eventualmente qualche cosa che loro ancora non capiscono dell'importanza di fare. Il santo curato d'Ars, quando arrivò ad Ars, non si è messo a fare le prediche, è stato per 4 anni, inginocchiato sul pavimento della chiesa da solo, lui e i banchi, a pregare, a riparare e a fare quello che i parrocchiani non facevano. Dopo hanno cominciato a venire. Ma 4 anni ci è voluto di questa roba qui. Se qualcuno non fa questa cosa qua, il mondo non cambia. Cioè non è che se tu vedi un peccatore di andare a dirgli ah, disgraziato, delinquente, che hai fatto? Vergognati. Oppure cominciare a criticarlo in giro a destra e a manca. Alla muta, ha fatto questo, tu stai zitto, d'accordo? E neanche lo rimproveri direttamente in tante circostanze, perché il rimprovero diretto non è quasi mai una buona e salutare via. Tu in silenzio dai il buon esempio, non soltanto dai il buon esempio, fai quello che lui non fa al posto suo. Ma se voi ci pensate, cosa ha fatto Gesù Cristo sulla terra? E cosa ha fatto la Madonna sulla terra? Ha fatto questo. Quindi noi che siamo suoi, se vogliamo essere suoi, dobbiamo reagire al male come ha reagito lui. Così è. Dice, ma così, lo so, capito. Questa è la nostra vita. Dice, ma così devo soffrire troppo? Ma manco per niente, d'accordo? Perché chi fa questo ha tante di quelle grazie e tanti di quei doni da parte del Signore che vive perfettamente felice, capite? Non è che tu dici, che brutta vita. La vita è bellissima, d'accordo? Meravigliosa. Questi hanno visto la Madonna poi, Perché non è che non è che tu vedi la Madonna così, Certo, è vero che nel cielo vengono fatte delle scelte, no? A volte insondabili, ma se tu vedi la Madonna, se ti sei messo anche in condizioni di vedere la Madonna, adesso sentiremo oggi pomeriggio questi che sono messi a fare, quando l'angelo gli ha detto sacrificatevi in tutti i modi possibili, tenetevi forte. Io la prima volta che vedi queste cose mi stavo per mettere a piangere, dico, un bambino di 7 anni, di 8 anni, ha fatto queste cose con una naturalezza e con un amore che ti lasciano veramente sconcertati, no? Questo è il primo contenuto. La seconda apparizione viene aggiunto: pregate molto, offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici, e non soltanto un sacrificio a Dio in atto di riparazione per i peccati da cui egli è offeso, d'accordo? Ma anche come supplica per la conversione dei peccatori. E qui dobbiamo aprire un'altra parentesi che è fondamentale per la nostra formazione. Io spero di essere breve, però questo è un concetto che ci si deve stampare dentro la testa, capite? Perché è una verità di fede definita e certissima con il grado di dogma. Allora, voi sapete che se una persona, questo insegna la Chiesa, nella dottrina sulla grazia, Concilio di Trento. Allora, noi tutti quanti siamo stati battezzati per grazia di Dio quando eravamo bambini, d'accordo? Essere battezzati vuol dire ti viene tolto il peccato originale e ti viene data la grazia santificante. Che cos'è? La presenza di Dio in te, attenzione, che ti consente di vivere nella sua amicizia, nonostante il fatto che noi ci portiamo dietro la decadenza che ereditiamo dai nostri progenitori, le passioni, i disordini interiori, la tendenza a fare il male, l'incostanza, la fragilità, tutte le cose che ci ritroviamo davanti. Il Signore, tuttavia,
dandoci la grazia, ci dà quegli aiuti soprannaturali, per cui, come dice Sant'Agostino, se tu vuoi, puoi rimanere nella sua amicizia evitando di offenderlo gravemente, anche se questo comporta delle rinunce, comporta dei no a volte, comporta dei piccoli eroismi, ma con la grazia di Dio ce la puoi fare. D'accordo? Bene, come si perde la grazia di Dio? Io quest'anno ricomincerò a fare catechismo ai ragazzini, sono sempre molto schematico con i ragazzini. La grazia di Dio si perde con un peccato mortale, uno, ne basta uno. E non è peccato mortale, dice, non andare a messa la domenica? Bene, è sufficiente. Dire una bella parolaccia volgare decore, d'accordo? Le bestemmie più o meno tutti quanti lo sanno, che ma una bella parolaccia volgare, capito? Cioè, se Gesù, io dico sempre, dico, se Gesù dice nel Vangelo, se tu dici a tuo fratello pazzo, sarai sottoposto al fuoco della Geenna. Lo dice il Vangelo di Matteo, capitolo 5. Quindi un'offesa grave al prossimo, educata, dice, ma chi è pazzo? Se tu non lo dici tanto per dire una battuta, ma glielo dici col cuore, dicono a Roma, Gesù sta dicendo, vai all'inferno, fuoco della Geenna. Quindi vuol dire, quello è un peccato mortale. Ok? Quindi non è che ci vuole un granché. Allora, sapete cosa succede appena io commetto un peccato mortale? Allora, perdo la grazia santificante, numero uno. Se muoio, vado all'inferno. Cioè, questo ci deve entrare bene in testa. Non è uno scherzo, non è un gioco. Se il peccato è veramente mortale, questo lo sa soltanto Dio, noi possiamo soltanto stabilire se un peccato è grave oppure no. Quindi se tu l'hai commesso veramente con piena avvertenza e deliberato consenso, sto adesso è una cosa grave, è veramente mortale, tu hai perso la grazia santificante, uno. Se muori vai all'inferno. Due. Tre. Attenzione. Diventi incapace di compiere qualunque azione utile alla salvezza. Non è che tutto quello che fai sarà male, ma sarà semplicemente umanamente buono, ma non meritevole agli occhi di Dio. Quarto. Il demonio a cui hai detto amen, perché quando tu dici quando tu fai un peccato mortale, tu dici amen al diavolo e perdi la grazia di Dio e cominci a vivere in disgrazia di Satana. D'accordo? Non si può dire in grazia di Satana. Ecco, quindi soggetto ai suoi mali, alle sue tentazioni, alle sue, come dire, vessazioni, tante cose strane che succedono nella nostra vita, incidenti, cose, rovesci, conto imprevisti, ma da dove vengono secondo voi? È Dio che ci rimanda? Cioè, che si diverte da tortura? È il caso? Capito? La rivelazione dice qualche altra cosa. Attenzione, quinta, questa è la più drammatica, persa la grazia di Dio, tu, se Dio non ti fa una grazia straordinaria, non ne puoi uscire con le mani tue. Non ne puoi uscire. Noi pensiamo, dice, che ci vuole? Mi vado a confessare. È chiaro che tu ti vai a confessare, ma tu ti vai a confessare anche se non lo sai, se il Signore nel cuore ti dà un richiamo e ti dice, vatti a confessare. Capite? Queste cose avvengono in maniera non esplicita, misteriosa. Per cui se tu torni in confessionale e fai una bella confessione, sapeste quanto ne ho sentito, è chiaro che ci vai tu, ma non ci sei andato con le gambe tue. Tu ci sei andato perché c'è qualcuno che ha pregato e si è sacrificato per te. Perché come scrive San Tommaso d'Aquino e come la Chiesa ha sottoscritto, una volta che tu stai in stato di peccato mortale, tu non puoi da solo ritornare in grazia di Dio. Perché una volta che il demonio ti mette le mani sopra, non te le toglie più. Voi sapete perché si finisce all'inferno? All'inferno non si finisce perché ci manda nostro Signore all'inferno. All'inferno non ci manda nessuno nostro Signore. Cosa insegna la Chiesa? Chi è che va all'inferno? Il beato catechismo di San Pio X. Le idee chiare e distinte. All'inferno ci va chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito. Neanche in punto di morte, neanche un Signore pietà in punto di morte. E perché va all'inferno? Perché se tu perdi la grazia santificante e entri in disgrazia di Satana, la tua anima appartiene a lui. Se tu muori in questo stato, cosa succede quando uno muore? L'anima esce dal corpo e si ritrova cristallizzata nello stato in cui si trova. Se appartiene al demonio, il demonio te prende. E se il demonio te prende, non ti molla più, Non ti molla più. Sono stato chiaro? Ora, in vita c'è la possibilità che Dio ci richiami, ma perché questo accade, qualcuno deve aver pregato per te. Io ho sempre raccontato che nel 1991, che era tra l'altro il centenario della nascita di Santa Maria Goretti, ho avuto un'esperienza bella, grande, diciamo risolutiva, salvifica,
a una giornata mondiale della gioventù, ma io sono sicurissimo, non lo so, è stata Santa Maria Goretti, sono sicuro che qualcuno che non conosco, lo conoscerò in paradiso, ha pregato e si è sacrificato anche per me, se no non starei qui oggi, sicuro al 100%, capite? Sicuro. Allora, questo è quello che dice, pregare e fare sacrifici in silenzio, dice, vedi qualcuno che sta messo male, sapete quanta gente, un prete, no? C'ho mio figlio che non va più a messa, c'ho mio cognato che sta così, c'ho mia suocera che sta così, che posso fare? E che gli vuoi fare? Che cosa vuoi fare? Vuoi andare a prendere per collo e cominciargli a dire e vai a messa, e parla con me, e vatti a confessare? Non ce va, capito? Pensi che sei tu in grado di cambiargli la vita? Qual è l'unica cosa utile che puoi fare? Comincia a pregare e se sei capace a fare sacrifici. Quanti? Che ha detto l'angelo? In tutti i modi possibili. Quello che ti passa per la testa, d'accordo? Da un caffè che anziché metterci due cucchiaini di zucchero ce ne metto uno solo, a quello che sentiremo oggi pomeriggio che si sono inventati i pastorelli, insomma, che alcune cose insomma sono abbastanza estreme, specialmente per dei bambini. Basta. Quindi la preghiera e il sacrificio hanno il duplice effetto di riparare i peccati, quindi di impedire che tutto quanto il male prodotto da chi vive lontano dall'amore di Dio devasti. Vogliamo che non ci stanno più terremoti? A qualcuno deve riparare i peccati. Perché sennò quella montagna di male, capito? Voi immaginate un letamaio, no? Che continua a buttare sterco in continuazione. A un certo punto, come dire, tracima, te sei rivolto addosso. Capite? Guardate, questo non è rivelazione privata di Fatima. Questa è rivelazione pubblica insegnata dalla Chiesa, sto parlando di cose che sono tutte quante definite nel Concilio di Trento, e non solo nel Concilio di Trento, nel Lateranense IV, nel Concilio Vaticano I e Vaticano II, che ripeto alcune cose, che sono semplicemente puntualizzate in questo modo forte, d'accordo? Forte. L'ultimo aspetto, e chiudiamo, la terza apparizione, perché lì ci sta di mezzo l'Eucaristia. Lì ci sta di mezzo l'Eucaristia. Attenzione in quei tempi, a quei tempi. Allora, voi dovete sapere che l'altro giorno, ieri, è stata la festa di San Pio X, che è venuta a messa a Sermoneta prima di partire. Ho ricordato brevemente che tra le cose che ha fatto San Pio X, che fece lui, fu l'autorizzare la comunione quotidiana. San Pio X è morto nel 1914, attenzione bene alle date, perché prima di San Pio X... Per evitare che succedessero quelle cose di cui parla l'angelo del Portogallo, ripeto le testuali espressioni, prendete e bevete il corpo e sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Che cos'è questa cosa? È chi se va a fare la comunione senza essere in grazia di Dio, questo è. Chi è di Latina si ricorderà Don Modestino Cerra, chi non è di Latina sappia che era un prete, uno dei pochi confessori, d'accordo, che non ci stanno quasi più. Se tu gli andavi a dire che ti hai rifatto la comunione senza essere confessato, cioè non sono andato a messa, me l'ho fatto la comunione lo stesso, dice, ah bravo, sappi che hai preso il corpo di Cristo e l'hai messo dentro un letamaio, ma proprio materialmente è come se avessi preso un'ostia e l'avessi portata in campagna dentro un letamaio e ce l'avessi schiaffata dentro. E da qualcuno rimaneva un pochino traumatizzato, insomma, però era un santo trauma. Allora, prima di San Pio X, se tu ti volevi fare la comunione, infatti mia nonna mi raccontava, ma questo ancora negli anni, quanta gente andava a messa negli anni 10, negli anni 20? Quasi tutti. E quanti ti facevano la comunione? Quasi nessuno. Voglio sapere, comunione in ginocchio, perché c'era la messa in rito antico, quindi sacerdote che passeggia per la balaustra avanti e indietro, d'accordo, con la chiesa strapiena di gente, a sermoneta 500 persone in chiesa, e quanto ci mette a dare la comunione a 500 persone alla balaustra? La messa dura 3 ore, quindi chiamiamo i ministri straordinari. C'erano i ministri straordinari negli anni 10 a dare la comunione? I laici e le laiche che si mettono a dare la comunione non c'erano, e come mai? Cioè, scusate, negli anni 10 andava a messa il 90% della gente, mo ce va a 15. Mo ci stanno 40 ministri straordinari a parrocchia, salva Sermoneta perché siamo quattro gatti, d'accordo? Ma se vai a San Marco, a Latina, se vanno 300-400 comunioni, le messe più grandi. Se fosse in prete da solo, potrebbe costituire un problema pastorale, anche se tutta sta tragedia che la messa dura 10 minuti di più, io non la vedo. Comunque, e com'è sta cosa? Come mai? Siamo diventati tutti santi mo'?
e prima erano peccatori. O al contrario, a mio avviso questa visione della Madonna non è soltanto tanto attuale del tempo, ma è una visione profetica, d'accordo? È una visione profetica. Allora, perché la gente non si faceva la comunione? Perché prima dell'esempio decimo, tu hai voglia di dire non ho fatto nessun peccato mortale, non ho bestemmiato, sono andato sempre a messa, non ho tradito mia moglie, non ho detto le parolacce, ho fatto l'ultimo mio dovere, tutto quello che ti pare. Non bastava, oltre a questo dovevi avere l'autorizzazione espressa del confessore che ti diceva vorrei fare la comunione domenica prossima, concesso. E se non te lo concedeva, tu la comunione non te la potevi mica fare. Ecco perché c'era, allora questo chiaramente che capite che è una forma estrema, eccessiva se vogliamo, ma di rispetto verso il Santissimo Sacramento, perché un tempo era chiaro che tu non ti puoi accostare all'Eucaristia. Attenzione, Gesù è felicissimo di entrare nel nostro cuore, non c'è niente che Gesù desidera di più di quanto entrare in un'anima che sia disposta a riceverlo. Premettiamo sempre questo, se no sfalsiamo le verità. Però il problema è che per riceverlo devi essere pulito. Capite? Devi essere pulito nel senso che non ci devono stare peccati gravi sulla tua coscienza. E prima di farlo devi stare attento, devi stare, perché non basta che tu dici mi sembra che non faccio niente di male, devi essere capace di aver interiorizzato un senso del peccato. Sapete quante volte mi è capitato nelle parrocchie dove stavo a dire scusa, guarda che in chiesa non si sta così. E perché? E chi l'ha detto? Dico, guarda che l'ha detto 2000 anni di tradizione, insomma, non si sta così. E che male c'è? È chiaro, quando mi rispondono così, io li lascio perdere. Ma il fatto che tu non pensi che sia male, dici che male c'è, non toglie che tu stai facendo una cosa grave e che ne risponderai davanti al Signore. Se non mi stai a sentire a me che te lo dico per bene tuo, io non mi metto a fare la guerra, ma è peggio per te. Lo capite questo qui, no? Ecco, allora, una comunione sacrilega è un disastro, Non c'è niente che faccia tanto male al cuore di Gesù e al bene della Chiesa quanto una sola comunione fatta non in grazia di Dio. D'accordo? E la riparazione chiesta, vedete, è una preghiera. Come si fa a riparare una comunione sacrilega? Vediamo. Se faccio un digiuno l'ho riparata una comunione sacrilega? Secondo voi? E se passo tutta la notte con i flagelli in mano, come si faceva nel Medioevo, tutta la notte, con i flagelli in mano fino a quando non esce il sangue, l'ho riparata una comunione sacrilega? E se passo tutta la vita con i flagelli in mano, non l'hai riparata una comunione sacrilega? Perché con la comunione sacrilega tu colpisci direttamente al cuore il Figlio di Dio. Cioè, capite? Tutti i peccati offendono Dio, ma con la comunione sacrilega tu prendi e metti in croce il Figlio di Dio in persona, capite? Mettendoci le manacce addosso. Non esiste penitenza tale per riparare. E allora che preghiera gli insegna? Santissima Trinità, come la riparo questa cosa? Io ti offro che cosa? Lo stesso preziosissimo corpo, sangue e anima di Gesù Cristo. Capito? Non c'è sacrificio riparatore se non lui stesso. Io ci partecipo a questa riparazione come? Prostrandomi e recitando questa preghiera, che non è altro che offrire lui stesso in riparazione di un oltraggio gravissimo fatto nei confronti di lui stesso. Quindi capite che indirettamente in questa preghiera c'è anche una catechesi implicita sulla gravità dell'accostarsi indegnamente alla Santa Comunione. Capite? Non c'è, capito? Se uno sta in dubbio, è sempre meglio, dico sempre, meglio fare una comunione in meno per eccesso d'amore verso Gesù, cioè te la potresti fare, però senti che la coscienza ti dice che cioè, fammi confessare prima. Piuttosto che farne uno e dice ma me la potrò fare, ma va sì, va, e rischi di andarla a fare malamente. Quindi San Pio X, stavo dicendo, liberalizza la comunione quotidiana, che è la cosa migliore da fare, cioè se uno ci avesse tanto amore, certamente dice voglio diventare santo, qual è la prima cosa che devo fare? Ecco, cerca di accostarti all'Eucaristia il più possibile, anche quotidianamente, se nel cuore hai delle buone disposizioni, capite? Però stiamo ancora in un contesto, quindi dove c'erano pochissime persone che facevano questo e quando lo facevano cercavano di farlo in un certo modo. E viene insegnata questa preghiera, attenzione, riparate i loro crimini, cioè capite che significa, io sto leggendo, non andate a dire che so che vado io queste cose qui, riparate i loro crimini, chi è un criminale? Un criminale è un camorrista, è uno spacciatore di droghe, d'accordo? Un criminale è uno che si accosta alla comunione senza essere in grazia di Dio, secondo quello che dice l'angelo del Portogallo. Riparate i loro crimini.
e consolate il vostro Dio. Gesù non è mica contento di questo fatto qui, capite? Gesù non è affatto contento di essere, come dire, costretto, leggete, ci sono una montagna di rivelazioni anche extrafati, ma dove Gesù si è lamentato di questo fatto, cioè della sofferenza che ha nell'entrare in anime che non sono disposte a riceverlo. Voi capite? Cioè, e chiudo, noi dobbiamo pensare, se tu fai la comunione non in grazia, è come se tu volessi entrare in paradiso macchiato anche di un minimo peccato. Allora, per farci capire, noi non possiamo entrare in paradiso perché macchiati anche di un minimo peccato, lo sapete perché? Per un motivo molto semplice. Provate a uscire fuori adesso e a fissare con i vostri occhi il sole. Fissarlo. Noi godiamo della luce del sole, ma non possiamo, nessuno di noi, fissarlo, ma con gli occhiali da sole, perché la luce t'abbaglia, cioè non ti darebbe piacere fissare il sole, ma te ciecherebbe gli occhi. Ecco, se tu vai in paradiso anche con una minima macchia di peccato, cioè la vista di Dio, anziché farti beato come fai beati, ti fa male, non la puoi vedere. È così. La stessa cosa, tu vai a fare la comunione e sei macchiato di un peccato mortale, anche se non senti niente, è come se tu guardassi il sole senza occhiali da sole. È cattivo il sole? No, il sole è buonissimo, grazie al sole c'è sta la vita, grazie al sole noi vediamo, grazie al sole viene riscaldata la terra, grazie al sole, è tutto il bene che ci fa, d'accordo? Ma sono io che non sono ben disposto per poterlo guardare. E quindi, che te posso dire, la confessione ti mette gli occhiali, d'accordo, capito? Quando l'anima è pulita tu hai una possibilità di accedere a questa cosa ricavandone tutti i benefici senza che ti faccia in nessun modo indirettamente male. Altro esempio che si fa, quando tu fai la comunione, quando si fa, è come se tu hai lo zucchero andiabetico, in crisi, a tu l'ammazzi, capito? L'ammazzi. È cattivo lo zucchero? No, sta male il diabetico, capito? Quindi il diabetico ogni tanto lo prende un pochino di zucchero, ma quando non sta in situazione critica, se no lo mandi al creatore. Ecco, questo è il contesto delle apparizioni. Domani, oggi pomeriggio, vedremo un pochino i pastorelli, quindi quello che hanno combinato, i pastorelli che hanno cominciato da subito a combinare, e poi domani troveremo un modo, magari in pullman, che tanto abbiamo un viaggetto di andata e di ritorno, di cominciare a vedere bene le singole apparizioni. Quindi dentro questo contesto, come poi la Madonna, vedrete come si inserisce in quest'onda, specifica, approfondisce e mette dei punti ulteriori in questo splendido trailer realizzato dall'Angelo del Portogallo. Bene, gloria al Padre e Figlio e allo Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, perché vivi e regni nei secoli dei secoli.